Prima la pioggia, poi le frane. La Basilicata del giorno dopo si ritrova ferita, la terra è sprofondata a Montescaglioso. La strada d'accesso alla città è accartocciata. Un supermercato è come imploso, 5 case evacuate. Un'auto lasciata appena in tempo, ancora sospesa sull'asfalto lacerato. Dall'elicottero del Corpo Forestale dello Stato, la fotografia di un territorio in ginocchio. Per la seconda volta in meno di 2 mesi, la Basilicata sommersa nella sua parte più produttiva. Il Metapontino, cuore dell'agricoltura di qualità e del turismo. Tra i resti della Magna Grecia e le sue spiagge incontaminate, già provate dall'erosione, questa volta anche dalla furia delle mareggiate. Tra meno di 6 mesi dovranno rimettersi in sesto gli operatori turistici. Chissà tra quanto tempo invece gli agricoltori potranno rimettere piede nei campi inondati. La diga di San Giuliano continua a scaricare 180 metri cubi d'acqua al secondo nel fiume Bradano, ma il pericolo è passato. Ora bisogna far scendere il livello nell'invaso. La giunta regionale della Basilicata ha stanziato 1 milione di euro per i primi interventi e deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato d'emergenza. Sarà inoltrata al Consiglio dei Ministri, che ancora deve dare risposta alla stessa richiesta per l'alluvione dello scorso 7 ottobre. E intanto sui social network viaggia la proposta: fare in Basilicata come in Sardegna, destinando le risorse per i gruppi consiliari dell'Assemblea regionale ad un fondo per l'alluvione.